A tutti cari amici, oggi andremo a parlare di Coccolino, il famoso orsacchiotto che compare nella pubblicità dell'ammorbidente. Eccolo qui, Coccolino, molto bello. E parliamo un po' della sua storia, leggo logicamente da Wikipedia. Allora, Coccolino è un marchio commerciale globale di ammorbidenti. Questo marchio è posseduto da Unilever. Unilever, adesso non conosco bene la pronuncia. Comunque, sul mercato è conosciuto questo ammorbidente appunto per l'omonimo orsacchiotto. Questo orsacchiotto compare come mascotte sulle confezioni, nelle pubblicità. Infatti, chi non la ricorda, la famosa pubblicità dove logicamente l'orsacchiotto parlava anche. E poi lo troviamo anche come prodotto. Come franchise per alcuni gadget. Vogliamo leggere un po' la storia. In pratica, dopo che Procter and Gamble, scusate il mio pessimo inglese, lanciò sul mercato una propria linea di ammorbidenti conosciuti con il marchio Downy negli Stati Uniti e con il marchio Lenor in Europa. Unilever intendeva concorrere con tale marchio lanciando sul mercato un proprio marchio di ammorbidenti denominato Comfort, che, nonostante avesse conosciuto nei primi anni un numero sempre crescente di consumi, non riuscì a chiudere il ruolo dominante detenuto da P&G. E quindi, in pratica, la dirigenza di un'azienda tedesca, bla 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 bla, rispose sviluppo. Allora, questa azienda tedesca rispose sviluppando un nuovo marchio di ammorbidenti che secondo essa avrebbe, scusate, sto facendo scendere la pagina altrimenti non riesco a leggere il successivo, e questo nuovo marchio di ammorbidenti che secondo questa appunto questa azienda avrebbe conosciuto un enorme e rapido successo commerciale dovuto alla mascotte, eccolo qui, alla mascotte dei suoi prodotti. Un orsacchiotto denominato, questo è in tedesco, un attimo solo, Kuschnisch, non saprei proprio come pronunciare questo marchio. Dicevo, questa immagine, appunto, di Coccolino, così carino e anche morbidoso, trasferirebbe al consumatore un'immagine desiderevole di morbidezza. Il marchio, già diffuso sul mercato tedesco, è entrato anche nei mercati degli altri paesi sviluppati alla fine degli anni 70 del XX secolo, e Unilever, credo si pronunci così, diffuse il marchio stesso negli Stati Uniti d'America a metà degli anni 80 del XX secolo. Però, negli Stati Uniti assunse il nome locale di The Snuggle Bear. Spero di pronunciare bene. The Snuggle Bear. E riceve tuttora una discreta fama anche come franchise, dopo che Kermit Love era il creatore del personaggio di Sesame Street Big Bird, una famosa, chiamiamola, serie televisiva, dove appunto c'erano dei pupazzi, tipo un po' come Muppet Show, creò appunto questo pupazzo, creò appunto Coccolino. Bene, alla fine degli anni 80 e primi anni 90, lo stesso marchio era disponibile anche come detersivo per lavare la lana e i capi delicati. E quindi noto anche il coccolino detersivo che si distingueva per il flaccone rosa in contrapposizione al blu di quello per l'ammorbidente. Bene, abbiamo poi i prodotti, andiamo a vedere un po' i prodotti. Abbiamo il coccolino Aria di primavera. Poi abbiamo il coccolino Esplosione di lavanda, poi il coccolino del 2011 in produzione attualmente, che si chiama coccolino Sensation. Poi abbiamo il coccolino Sensazione seta. Quindi ci sono ancora i prodotti del famoso coccolino. Bene, che dire su questo coccolino? Voi sicuramente vi ricordate anche la pubblicità. La pubblicità in pratica faceva vedere lui che parlava. Provo dopo metterò la pubblicità appunto.
lui parlava e poi veniva lanciato, veniva fatto cadere appunto su una serie di asciugamani messi uno sopra l'altro, e appunto gli asciugamani davano quel senso di morbidezza perché, diciamo, un po' si alzavano, ecco. E questa è in pratica il nostro caro Coccolino. E allora, vi ho parlato un po' di Coccolino, di questa simpatica mascotte, diciamo l'icona di un ammorbidente, Bene, cari anzi. amici, abbiamo parlato di Coccolino, ho cercato di descrivere un po' questo famoso personaggio. Ricordiamo tutti appunto la pubblicità che veniva trasmessa negli anni Ottanta. Non so se attualmente questa pubblicità viene ancora, c'è ancora la pubblicità di Coccolino, però il prodotto c'è, quindi dovrebbe anche esserci la pubblicità. Vi ho detto che forse mettevo il video originale, ma è meglio evitare per non ricevere una violazione di copyright, uno strike, quindi meglio evitare. Mi scuso per questo. Che dire, questo è Coccolino, spero che il video vi sia piaciuto. Proviamo? Proviamo. Ciao cari amici! Sono Coccolino, lasciate un bel like e iscrivetevi, condividete, commentate e basta così. Ciao da Coccolino! Bene, ho fatto una voce abbastanza inquietante, però spero che vi siate un po' divertiti. E niente, lasciate, logicamente, come ha detto lui, un bel like. E ciao, alla prossima. Ciao anche da Coccolino. Ciao ciao!